Buonasera dal gruppo degli artisti irpini, ci troviamo a Zitto Aldo al Manhattan Lounge Bar in compagnia di Paola Mannetta, sì, sorella d'arte potremmo nominare, visto che Rosalie, diciamo, ha già scritto e sta scrivendo abbastanza, ma siamo qui al Manhattan perché c'è una presentazione particolare di un libro che ha scritto Alba, la maestra del cappellino. Prego. Sì, sono Paola Mannetta e alla mia prima esperienza di scrittrice ho con Alba, la maestra del cappellino, edito da Il Saggio, ho voluto evidenziare che un malato di cancro in una società complessa deve mantenere l'equilibrio, l'autenticità dell'essenza nell'essere completo, che in pratica è un formidabile farmaco che allontana il dolore e il senso opprimente dell'esistenzialismo negativo che ci circonda e che purtroppo soffoca e disperde gli ideali e i valori della vita. Diciamo è un monito, è un ho voluto incoraggiare attraverso la mia esperienza fatta in prima persona a tutte le donne malate di cancro che si può alle cure seguendo protocolli nazionali, mettendocela tutta, si riesce a convivere, a combattere il male che affligge il nostro secolo. Tra l'altro anche Rosa ha scritto, sì, insomma, storia di vita rubata, sorella, quindi anche mia sorella, purtroppo un destino comune il vostro. Sì, è un destino comune e abbiamo avuto due esperienze uguali ma affrontate in modo diverso, però comunque abbiamo cercato di mettercela tutta, l'entusiasmo, il coraggio, la forza per combattere questa malattia che soprattutto il cancro al seno non solo mortifica la femminilità della donna ma che fa disperdere il senso proprio della vita. E ricordiamo anche Paola Mannetta al premio San Valentino, il primo concorso poetico che si è tenuto da Rivalda, perché lì è stata una poesia molto toccante e forte. Lui e lei, sì, perché in pratica di natura io sono solita aprire la finestra sul mondo per affacciarmi, per guardare con gli occhi dell'anima oltre di me. Naturalmente tutte le esperienze partono da ciò che si vive, da spaccati di vita vissuta, che bisogna avere sempre l'entusiasmo e la forza interiore di saper influenzare l'angoscia e tramutare uno stato d'animo doloroso a uno stato d'animo gioioso. Quindi ho vinto il premio San Valentino con la poesia Lui e Lei proprio perché anche lì ho raccontato in versi di poesia uno spaccato della mia vita. Ricordiamo il contatto Facebook Paola Mannetta per ogni informazione, per acquistare, sì, anche questo libro, insomma, Alba, la maestra del cappellino, del Saggio editore. E poi un'altra cosa, io nel libro Alba, la maestra del cappellino, mi sono raccontata non solo mettendo in evidenza tutte le sfaccettature che vive una donna che sa di avere un cancro e quindi ho toccato tutte le sfaccettature laddove il cancro, il bastardo, la brutta bestiaccia vuole stuprare non solo l'anima ma anche gli organi vitali. Diciamo che la mia intenzionalità è anche
stato quello di scrivere, non solo per raccontarmi, ma anche per dire no, no allo scempio, all'ambiente, alla natura, basta con le discariche, basta con l'inquinamento. E poi c'era Gesualdo, perché, non la rivelazione. Perché naturalmente porterò anche questa mia voce, io mi sono lasciata alle spalle una discarica e non voglio prendermi a 200 metri da casa mia sicuramente una trivellazione per ricerca idrocarburi, perché una volta che bisogna sensibilizzare le coscienze e far capire che quando il nero coprirà l'azzurro che ci avvolge è troppo tardi. Ti ringraziamo ancora Paola Mannetto del gruppo di artisti Irpini, buonasera.